Buongiorno amici, mi chiamo Gaetano Zirpoli, ho 66 anni e sono rincursore della Marina Militare in congedo. Sono anche socio dell'Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina con sede a La Spezia. Tra gli scopi previsti dallo statuto della nostra associazione, l'articolo 4 recita testualmente: tenere vive e trasmettere le tradizioni degli incursori della Marina Militare e delle specialità di origine dei mezzi d'assalto, difenderne le caratteristiche ed illustrarne le glorie e le gesta. Per tener fede a quanto sancito dal nostro statuto, con molta modestia e senza pretese, mi è sembrata una buona idea quella di realizzare, con la collaborazione di un caro amico e collega, una serie di brevi video da rendere noti. Attraverso di loro vogliamo far conoscere la nostra storia, una storia non riportata nei libri di scuola, ma che ha riscosso l'ammirazione del mondo intero. La storia dei mezzi d'assalto della Marina Militare Italiana. La storia dei mezzi d'assalto della Marina Militare Italiana affonda le sue radici nella Prima Guerra Mondiale, quando l'allora flotta della Regia Marina ha dovuto confrontarsi con quella che era ritenuta la flotta più potente del Mediterraneo, la flotta austro-ungarica. Questa può contare su corazzate di nuova generazione, classe Radeschi, la cui strategia, definita strategia dissuasiva o fleet-in-baying, consiste nel non impegnarsi direttamente in scontri con l'avversario, ma influenzare indirettamente gli eventi bellici, tenendo le nuove potenti corazzate al sicuro in porti protetti da sbarramenti, ma pronte ad intervenire. Dopo la disfatta di Caporetto, nell'ottobre del 1917, per arginare l'avanzata austriaca nel territorio italiano, viene rimodulata la strategia e le tattiche fino ad allora adottate, riconfigurando le forze in campo lungo la cosiddetta linea del Piave, caratterizzata da un assetto prettamente difensivo. A ridurre il grande divario nella scena navale tra la flotta austriaca e quella della Marina italiana è stata quella genialità tutta italiana. La storia di Davide e Golia che si ripete. La necessità quindi di colpire le corazzate austriache al sicuro nei porti protetti portò allo sviluppo di piccoli mezzi speciali ed innovativi. La Regia Marina, grazie alla lungimiranza dell'ammiraglio Thaon de Revelle, allora capo di Stato Maggiore, incrementò lo studio e l'organizzazione di incursioni navali con piccole unità, i MAS, già avviata dal 1916. I MAS, motoscafo armato silurante, vengono costruiti inizialmente nei cantieri Svan di Venezia e successivamente nei cantieri Orlando di Livorno. Inoltre, sempre da un progetto dell'ingegnere Attilio Bisio e costruiti dagli stessi cantieri Svan di Venezia, vengono realizzati i barchini saltatori, armati anch'essi di siluri e dotati di cingoli capaci di superare gli sbarramenti portuali. Infine, il semovente Mignatta, progettato alla Spezia dall'ingegner Raffaele Rossetti e presentato a Supermarina già nell'ottobre del 1915, ma ahimè preso seriamente in considerazione nella primavera del 1918. Tutti questi piccoli mezzi hanno lo scopo di colpire la flotta austriaca nei porti, con maggiore riguardo alle corazzate, così da ridurre il grande divario e risollevare anche il morale delle forze terrestri. Le imprese di Trieste, Bucari, Premuda, Pola, ad opera di Rizzo, Aonzo, Pellegrini, Rossetti, Paolucci, tracciano di fatto quel solco indelebile che dà origine alla tradizione della storia dei mezzi d'assalto della Marina Militare Italiana. Tra questi uomini figura anche il poeta Gabriele D'Annunzio ed è sua l'idea di un messaggio recato agli austriaci attraverso bottiglie avvolte con nastri tricolore e lasciate alla deriva nell'austriaca Baia di Bucari, impresa questa che non provoca affondamenti, ma ha un grande effetto psicologico
passando alla storia come la beffa di Bucari. Il poeta, nel suo messaggio, scrive: «In onta alla cautissima flotta austriaca, occupata a covare senza fine entro i porti sicuri la gloriuzza di Lissa, sono venuti col ferro e col fuoco a scuotere la prudenza nel suo più comodo rifugio i marinai d'Italia, che si ridono d'ogni sorta di reti e di sbarre, pronti sempre ad osare l'inosabile». Quello di Lissa è stato uno scontro navale tra la marina austriaca e quella del Regno d'Italia, avvenuto in Adriatico centrale, nei pressi dell'omonima isola, il 20 luglio 1866, durante la Terza Guerra d'Indipendenza. Le imprese della Prima Guerra Mondiale con questi piccoli mezzi, governati dall'audacia di uomini valorosi, mettono in serie difficoltà la flotta austriaca e con l'affondamento delle loro corazzate determinano le sorti del conflitto. Saranno queste imprese ispirazioni per le operazioni della decima flottiglia MAS nel secondo conflitto mondiale e argomento dei prossimi incontri. Per chi volesse approfondire, consiglio il libro di Anaim, L'inizio di una leggenda, Raffaele Rossetti, Contro la Viribus Unitis, Raffaele Paolucci, Il mio piccolo mondo perduto, Spigai, 100 uomini contro due flotte. Spero di avervi interessati, grazie per l'attenzione. Vi aspetto sui nostri social, mi raccomando, visitate il nostro sito internet www.anaim.it, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella ed ogni vostro commento sarà gradito. Ad maiora semper e arrivederci. Noi veniamo a sommozzare, sommozzar vicini a te. Bombe, bombe, getta bombe quante vuoi. Chi sommozza siamo noi, però a fondo ci vai tu. Siamo quelli